Bentrovati e benvenuti nella nostra cucina. Io sono Cecilia, lei è? La sua assistente Giorgia. La mia assistente Giorgia, la mia nipotina. Oggi prepareremo dei muffin con mele e cannella. Quindi Giorgia, cosa si serve a zia per fare questi dolci? Lo zucchero. Tre uova. Tre mele. E la farina. 300 grammi di farina. E poi del latte. 150 ml di latte, giusto? Sì. Poi? Burro fuso sciolto, 150 grammi. E una bustina di lievito. Per dolci. Perfetto, iniziamo. Iniziamo a sbucciare le mele. Sbattiamo dopo le uova, amore. Dobbiamo mettere le mele. Dobbiamo mettere la buccia nelle mele. No, le bucce le mettiamo qua che non le mangiamo, certo, perché non sono delle mele. Dopo mettiamo le mele nel piatto. Le mele le mettiamo nella ciotolina, così le tagliamo a cubetti. Dimmi, amore. Le posso mettere io qua dentro? No, amore, perché c'è da usare il coltello e ti tagli. Oh, ok. Tagliate tutte le mele, mettiamo un po' di succo, mezzo limone va bene, di limone sulle mele in modo che non diventino nere. Ecco qua. Dopo mischiamo bene. Avete capito? E le lasciamo da parte che ci serviranno dopo. Adesso prendiamo una boule. E ci mettiamo... Rompiamo le tre uova all'interno. La ciccia, le posso farlo io? Vai, rompi. Ok. Un uovo fatto. Vai. Ok. Due. Un altro uovo fatto. E tre. E ci siamo con le uova. Adesso aggiungiamo i 180 g di zucchero e iniziamo a sbattere fino a che diventa un composto spumoso. Poi aggiungiamo un po' di lievito, burro, questo è burro fuso, zia. Il latte, dai, rovescia il latte. Metti qua. Bravissima. Della cannella. Ok. E continuiamo a miscelare. Adesso aggiungiamo la farina. Dai. Dopo mettiamo il lievito. Sì, vai, metti il lievito. Tutto? Sì, tutto. Ok, bravissima. È una ricetta velocissima e semplice. E voi non avete le uova, potete fare sempre la ricetta, non è un problema. No, ci vogliono le uova per fare i dolci, zia. Anche la farina? Certo. Adesso togliamo questo. Vai a vedere la TV. Aggiungiamo le mele. Ed è pronto per poterlo mettere nei pirottini. Ecco qua.
quando l'impasto è pronto, sistemiamo i pirottini su una teglia. Io mi aiuto con l'arnese per fare le palline di gelato e li mettiamo nei pirottini, non pieni pieni, lasciamo un po' di vuoto in modo che quando crescono li prende tutti. Se non avete i pirottini in silicone vanno bene anche quelli di carta, vanno benissimo, o ci sono quelli là in alluminio che sono comunque riutilizzabili per un paio di volte. Quelli in carta ovviamente sono monouso, una volta usati, utilizzateli, li buttiamo. Questi qua in silicone sono più comodi perché ecco, ce li abbiamo sempre. Sono lavabili facilmente in lavastoviglie, sono più comodi. Con l'impasto che ho fatto io vengono circa una ventina di muffin, ma con lo stesso impasto potete fare anche direttamente una ciambella se non vi vanno i pirottini. Ecco qua, pronti. In cottura rilasceranno un profumo di cannella che a chi piace è bellissimo. Ovviamente se non vi dovesse piacere la cannella potete tranquillamente non metterla, mettete solo le mele. Ci siamo quasi. Adesso li mettiamo in forno, così come stanno, anzi qua ne aggiungiamo un altro poco perché è venuto un po' vuoto. 190 gradi, forno ventilato 15 minuti, 180 forno statico. I muffin sono cotti, morbidi, piano piano stacchiamo un pochettino i pirottini. E facciamo sì che i nostri muffin vengano fuori. Può capitare che qualcuno si rompe, ecco qua, piano piano, e li tiriamo tutti via. C'è un profumo in casa di cannella. Ci abbiamo fatto un dolce e abbiamo fatto anche il deodorante per la casa, ecco qua. Quando li togliamo dal forno lasciamoli raffreddare, altrimenti con questa operazione possono rompersi, quindi lasciamoli sempre raffreddare. Ottimi come merenda e ottimi come prima colazione. Questo sta bene nel pirottino secondo lui. Perché era ancora caldo, vedete? Rischia che si può rompere. Va bene, si mangia lo stesso. Adesso li spolveriamo con un po' di zucchero a velo. Ci resta che assaggiare. Questo è l'interno, morbidi e profumati. Che bontà! Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao.